nei momenti di dove si vuole fare un'esperienza di cuore, no? Quindi sono in famiglia, mi prendo cura degli altri, e stacco la mente e mi vivo l'emozione del momento, tutto quello che è agrumi è consigliato, quindi il bergamotto, l'arancio, il mandarino, sono tutti oli essenziali che messi in diffusione, hanno questa nota dolce, quindi anche nel momento in cui vado a fare l'esperienza olfattiva, ho proprio una sensazione di essere coccolato dall'olio essenziale. Portano allegria gli agrumi, no? Quindi portano creatività. Quindi quando sei con un bambino e torni a casa, non puoi essere preoccupato dal lavoro, devi essere nel cuore e pronto a giocare e a trovare tutte le alternative possibili per divertirti e stare nella gioia. Quindi secondo me gli agrumi, sia che ci siano bambini o meno, fanno bene al cuore, quindi io li consiglio sempre, magari anche quando siamo, non so, un po' depressi, stanchi oppure tristi, oppure sentiamo che non ci sentiamo amati o vorremmo, non so, ci mancano proprio le coccole, no? Oppure quando la donna magari è in fase mestruale e quindi vuole mangiare cioccolato, abbracciare peluche e ha bisogno di affetto, no? In diffusione. Un bel mandarino è meraviglioso, cioè proprio a livello olfattivo già arriva al cuore direttamente, quindi io consiglierei proprio di lavorare con gli agrumi. Assolutamente. Interessante, O anche la benissimo. lizzea, anche la lizzea è meravigliosa, tendenzialmente è un olio essenziale che tra l'altro ai bambini piace tantissimo in diffusione e lo chiamano l'olio essenziale degli angeli, perché ha proprio delle proprietà molto sottili e quindi è un olio essenziale che magari può essere consigliato anche per chi fa meditazione, no? Quindi in un momento in cui io voglio connettermi a qualcosa di che esiste ad un altro livello della materia, la Certo. lizzea è consigliato come olio essenziale.